Siamo in diretta dalla base del pronto intervento delle Nazioni Unite di Brindisi. Fra pochi istanti ci saranno le dichiarazioni del ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio nel G20, che vede proprio la presidenza del governo italiano insieme al presidente e amministratore e delegato esecutivo del PAM David Beasley, il direttore esecutivo del pronto intervento alimentare mondiale. Un incontro che si è appena concluso tra le delegazioni del G20 per appunto affrontare il tema dell'assistenza umanitaria. L'ultima tappa di questa giornata, di questi tre giorni che hanno visto Puglia e Basilicata protagonista a partire dall'arrivo a Bari delle delegazioni, l'incontro a Matera e poi adesso l'incontro conclusivo quest'oggi qui a Brindisi con appunto il tema centrale dell'assistenza umanitaria partendo dall'emergenza sanitaria e quindi poi la cooperazione internazionale necessaria per superare queste e altri tipi di emergenze che potranno avvenire in futuro, in particolare mettendo appunto al centro il sistema alimentare con l'Italia e il territorio brindisino che sono protagonisti di questa assistenza fornita, una base che ha una lunga presenza in questo territorio. Qui sulla strada che collega Brindisi a San Vito dei Normanni si iniziano ad intravedere i rappresentanti delle delegazioni che stanno arrivando, che fra poco assisteremo insieme alle dichiarazioni ufficiali. Vediamo proprio adesso Luigi Di Maio, invito il nostro operatore Sebastiano Bufalo a farci vedere proprio l'ingresso delle delegazioni nel quali sono accompagnati appunto Luigi Di Maio e Davide Beasley, che rilasciando una dichiarazione, non sarà una vera e propria conferenza stampa, appunto una dichiarazione da parte dei rappresentanti istituzionali. Ecco, vediamo davanti a noi passare proprio Luigi Di Maio e David Beasley. Non è la prima presenza del direttore esecutivo del PAM qui in territorio brindisino. Mi sposto ovviamente per permettere la sistemazione delle inquadrature ovviamente e assistere insieme a quello che saranno le dichiarazioni dei massimi rappresentanti istituzionali che fra poco ascolteremo insieme. Benvenuti alla base UNHRD di Brindisi. Diamo subito la parola al ministro Di Maio, al direttore esecutivo Beasley per un resoconto dei lavori che si sono svolti questa mattina. Grazie a tutti. Grazie Tiziana, desidero ringraziare innanzitutto tutti i colleghi che hanno partecipato alla riunione di oggi, che ha concluso tre giorni di incontri durante i quali il sud del nostro paese, in particolare la Puglia e la Basilicata, sono state palcoscenico della diplomazia internazionale. Un ringraziamento speciale va al direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale, David Beasley, per aver copresieduto con me la riunione ministeriale di oggi e per averla ospitata in questa base delle Nazioni Unite. E al presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, per aver svolto in modo encomiabile il ruolo di moderatore. La riunione di oggi ci permette di far conoscere il valore strategico del polo umanitario e logistico delle Nazioni Unite, ospitato a Brindisi e che si compone di due entità: il deposito per la risposta umanitaria, gestito dal Programma Alimentare Mondiale, che opera a supporto degli interventi umanitari nelle aree di crisi, e il Centro Servizi Globali, che opera a sostegno delle operazioni di pace nel mondo e dove ci recheremo più tardi per assistere alla partenza di un volo umanitario organizzato con il supporto dell'Unione Europea. Oggi rappresentata dal Commissario per la gestione delle crisi Lenarčič, che desidero ringraziare ed è qui con noi. Il volo si svolge in collaborazione con il PAM, alcune ONG italiane e internazionali e la presidenza portoghese dell'Unione Europea ed è destinato a portare aiuti di primo soccorso in Mozambico. È un'iniziativa umanitaria che rappresenta un modello di collaborazione tra Stati Unione Europea, Nazioni Unite e organizzazioni della società civile. Si tratta di un esempio di quel multilateralismo efficace che è la priorità della presidenza italiana del G20 e che rappresenta lo strumento chiave per affrontare le principali sfide globali. La ministeriale di oggi ha confermato l'importanza del ruolo della logistica nella risposta alle emergenze umanitarie e sanitarie nel mondo. Si tratta di una tematica evidentemente di grandissima attualità, come ci ha dimostrato la pandemia da Covid-19, che necessita quindi di una cresciuta attenzione politica.
Abbiamo effettuato un'approfondita riflessione sul modo di operare nella risposta alle emergenze e in particolare sull'importanza dei beni di primo soccorso, della collaborazione nella risposta emergenziale su scala nazionale, regionale e globale, del partenariato pubblico-privato, della semplificazione delle procedure e razionalizzazione dei costi di trasporto, dell'innovazione e della formazione. Abbiamo individuato alcune buone prassi che possano aiutare a migliorare la capacità della comunità internazionale nel prepararsi a rispondere a future emergenze umanitarie e sanitarie nel mondo. Da parte italiana abbiamo poi colto l'occasione per reiterare un appello affinché in tutte le zone di crisi venga sempre assicurato un pieno e incondizionato accesso umanitario necessario per portare a buon fine l'impegno sul piano logistico e far pervenire i necessari aiuti umanitari alle popolazioni in stato di bisogno. Vorrei concludere sottolineando che la cooperazione italiana continuerà a valorizzare il polo umanitario a Brindisi, a sostenere il progetto del PAM di rafforzare questa realtà, sia per quanto riguarda le capacità di stoccaggio di beni di pronto intervento e materiale sanitario, sia per quanto riguarda il potenziamento del settore della formazione, della ricerca e innovazione. Siamo molto felici poi di sostenere il progetto del Programma Alimentare Mondiale di rendere il polo di Brindisi completamente sostenibile sotto il profilo ambientale. Desidero infine ringraziare i rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero della Difesa presenti oggi per il supporto fornito nella realizzazione di numerose e importanti operazioni umanitarie della cooperazione italiana, nonché le autorità locali e gli organi di sicurezza per la loro costante collaborazione anche in occasione di questo evento. Grazie. Okay. David, you have the floor. Minister DiMaio, thank you so much. The hospitality has just been remarkable. The program has been fantastic. The long friendship and relationship with Italy and the World Food Program continues to be extraordinary, especially in times like this when we're facing unprecedented pandemic around the world. With a COVID pandemic that's created a hunger pandemic. And quite frankly, we could not be reaching the 115 million people that we reach on any given day, week, or month if it were not for the strategic support from the government of Italy. In fact, this humanitarian response depot right here, we would say is ground zero. It's how we make things happen. It's where things happen. You don't feed 115 million people a year sitting around a desk. But the Italian government supports us, provides the funds and the structure here so that we can reach people all over the world. You may not realize this, but we are the world's largest humanitarian operation. And last year when COVID was devastating economies and shutting down borders and shutting down the airline industry, well, you still got to feed people. You still got to move supplies. And that's where the World Food Program, with the support of the Italian government and many of our donors and partners around the world, did in fact just do that using facilities right here. In fact, last year alone, someone said that we were actually the largest operating airline for a time there. 30,000 passengers, 150,000 cubic meters of supplies, PPE, you can imagine masks, gowns, ventilators, testing equipment. We were the backbone, the logistics hub for the United Nations, NGOs and nations around the world, delivering to over 170, 180 countries on planet Earth at a very difficult time. The good news is, because the world leaders stepped up with last year, when I spoke to the United Nations Security Council over a year ago, bringing the reality that if we're not careful, the cure will be worse than the disease, and that we must respond immediately. And leaders around the world, in fact, did respond in many ways, which we won't get into now. So we averted, as I would say, icebergs out in front of the Titanic. Famine, destabilization, and mass migration. But we thought COVID would be in our rearview mirror by the end of 2020, only to see it recycle Delta
and other variants taking place, devastating particularly and especially low-income and developing nations around the world who've just been catastrophically smited by this perfect storm. I say that because all this logistics is no good if we don't have the funds to move it out there. And Italy is doing its part. We're calling on all other countries and nations and people of wealth in a time like this. When I joined the World Food Program 4 years ago, there were 80 million people marching to starvation. Now, that's different than the 700 million people that go to bed hungry every night. But marching towards starvation, they don't know where the next meal was coming from. Pre-COVID, that number had spiked to 135 million. Why? Primarily man-made conflict, compounded with climate change and fragile governance. But since COVID, that number has gone from 135 million people to 270 million people marching to the brink of starvation. And within that, 41 million people are knocking on famine's door as we speak. These are not just numbers. These are not just statistics. These are people with real names, real lives, fragile, and literally on the brink of starvation in over 40 countries around the world. If we don't address their needs, over the next 6 to 9 months, you could have unprecedented famine of biblical proportions, destabilization of nations, and mass migration. The simple solution is we need more support. We've got the expertise. We've got the logistics and supply chain capacity to deliver what is needed out there. But the nations on earth in a time like this have got to step up in an unprecedented way. So the billions that we need now will be hundreds of billions later if we don't act. And so in this facility, with the support of the Italian government, we're learning from the mistakes or learning from my experiences so that when the next Ebola or some other disease or whatever the catastrophe may be, how can we even be better than we already are? We're doing R&D here, training, experiential, so many different dynamics because of the support and the collaboration of the Italian government as well as our partners like WHO, in UNICEF, FAO, EFAD, and many other organizations and NGOs. Last year, we worked with over 400 and something NGOs just to deliver supplies out there. And we've got dozens upon dozens that are working with us here. So Italy, all roads lead to Rome, but a lot of airplanes and ships and things leave Italy to help the world. So Italy, thank you. Minister Di Maio, thank you very much for the support, the friendship. We look forward to walking this road together as we continue to help people on our great planet. Thank you very much, David. Thank you, sir. Terminano così le dichiarazioni del ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio e del direttore esecutivo del PAM, del Programma Alimentare Mondiale, David Beasley. Adesso stanno lasciando proprio la struttura della base del pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi, che come abbiamo già anticipato adesso vedrà la delegazione spostarsi per un'altra visita poi conclusiva presso il pronto intervento, questa volta nella base militare di Brindisi, la base umanitaria logistica delle Nazioni Unite di Peacekeeping. È questo il prossimo appuntamento che concluderà il G20 che ha visto protagonista la Puglia e la Basilicata con l'appuntamento di Bari in apertura, Matera nella giornata di ieri, oggi questo conclusivo appunto
di Brindisi. Il ministro degli esteri Di Maio ha sottolineato il ruolo centrale di questa struttura brindisina e la volontà emersa dall'incontro, da questo evento ministeriale dei 20 rappresentanti delle nazioni mondiali, di investire e continuare a puntare sulla logistica. Appassionato anche l'intervento del direttore esecutivo del PAM Beasley, che ha sottolineato i numeri di questa base, di questo lavoro territoriale brindisino, e non solo, ma anche i numeri delle esigenze dell'emergenza alimentare mondiale e la appunto necessità di poter investire e continuare a realizzare la cooperazione internazionale. Io ringrazio Sebastiano Bufalo, che ha curato le riprese qui dalla base delle Nazioni Unite di Brindisi, ringrazio anche la regia centrale, e ovviamente l'appuntamento è quello di mantenere sintonizzati le nostre frequenze, seguire i nostri telegiornali per avere poi tutti gli approfondimenti di questa giornata speciale per il territorio, come dicevamo, pugliese, brindisino, ma italiano, con la presidenza del G20. Grazie a tutti.